Benvenuti, oggi è sabato 18 maggio 2024. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.04. La luna si leva alle 15.19 e cala alle 3.11. Oggi si celebra San Giovanni I. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il 18 maggio celebriamo la Giornata Internazionale dei Musei, un evento mondiale istituito nel 1977 dall'ICOM, il Consiglio Internazionale dei Musei. In tutto il mondo partecipano con eventi speciali, mostre temporanee, attività che promuovono la loro missione educativa e sociale. È l'occasione perfetta per esplorare e apprezzare ricchezza culturale che i musei offrono, celebrando il loro contributo indispensabile alla conservazione del nostro patrimonio culturale. Auguri a Enrico Brignano, che spegne 58 candeline. Romanaccio doc, ma con il sangue siciliano per parte paterna, da giovanissimo frequenta l'Accademia per Giovani Comici di Gigi Proietti, quello che lui stesso definisce il suo padre artistico. Brignano ha conquistato il pubblico nel cinema, in teatro e in TV con la sua comicità irriverente. Festeggiamo i 79 anni del magistrato Giuseppe Ayala. Nato a Caltanissetta, il dottor Ayala ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia. Come sostituto procuratore della Repubblica ha coadiuvato il pool antimafia, è stato pubblico ministero al primo maxi processo di Palermo e ha collaborato strettamente con i giudici Falcone e Borsellino. Infine facciamo gli auguri al mitico Mago Silvan, che oggi compie 87 anni. Con la sua famosa formula Simsalabim, Silvan ha incantato milioni di spettatori con i suoi incredibili trucchi di prestigio. Un vero e proprio mito della televisione italiana. Prima o poi doveva finire. Sono le parole pronunciate dal noto boss catanese Nitto Santapaola, catturato nel suo covo nel cuore della notte il 18 maggio del 1993. Dopo 11 anni di latitanza e numerosi crimini, tra cui il delitto del generale Dalla Chiesa, gli uomini del servizio centrale operativo della polizia hanno fatto irruzione nel suo nascondiglio, sorprendendolo con una pistola puntata alla nuca, ancora in pigiama e accanto alla moglie. Avete mai provato ad utilizzare il bicarbonato di sodio come detergente naturale? Beh, il bicarbonato è un prodotto economico e versatile che può essere utilizzato per pulire diverse superfici della casa. Ad esempio è possibile utilizzarlo per pulire i forni, le pentole, i tappeti e persino per sbiancare i denti. Inoltre è un prodotto ecologico non tossico che non danneggia l'ambiente o la salute. Buongiorno ai 12 e buon weekend. Oggi una serie di aspetti molto coesi tra di loro movimenteranno questo weekend che si annuncia tutto molto scoppiettante. Ariete, ebbè, per voi è un weekend assolutamente dinamico all'insegna dell'azione e della passione, proprio perché Marte indisturbato per adesso trionfa nel vostro segno zodiacale. Oggi avrete voglia di fare sport e di dare fondo a tutte le vostre energie. Dateci dentro. Toro, la giornata di oggi è una giornata ricca e densa e fatta di tanti incontri e anche di un po' di coccole per l'amore, come da tanto desideravate. Gemelli, la giornata di oggi appare una giornata con una luna ancora di quadratura, ma che promette di eliminare una serie di tensioni in serata, quindi un po' di pazienza e cercate di non prendere tutto per filo e per segno. Cancro, la giornata di oggi è una giornata con una luna ancora che forma molteplici aspetti positivi e che vi regala tante possibilità di azione, soprattutto voglia di ritorno a casa, avete voglia di rivedere familiari e parenti. Leone, giornata oggi particolarmente interessante proprio perché la pianificazione economica e pratica che avete fatto dovrà necessariamente coinvolgere anche il partner all'unisono, entrambi deciderete su una nuova soluzione. Vergine, molto più spazio per voi e per il vostro tempo oggi con una luna che parla di sentimento ed è proprio questo che in serata vi stupirà.
facendovi accettare un invito decisamente molto interessante. Vi lancia i più corteggiati dello zodiaco per adesso, anche se per adesso poco vi piace, ma le attenzioni nei vostri confronti sono tante e questo già è un buon motivo per stare bene e sorridervi. In tutto ciò, tra le tante persone conosciute, qualcuna potrebbe colpirvi, in particolare Scorpione. Giornata oggi che vede ancora i pianeti un po' complicati, proprio perché avrete tutta una serie di vantaggi dalla Luna che vengono appunto dagli amici e dalle frequentazioni sociali. Oggi vi dovrete concentrare su un disimpegnato ascolto della vita altrui e delle relazioni altrui. In tutto ciò qualcosa potrebbe ispirarvi. Sagittario, un weekend un po' stancante inizia oggi, forse perché avrete bisogno di riposare, dato che la settimana è stata veramente molto complessa. In tutto ciò i pianeti vi raccomandano ancora di pensare meglio e meditare su a un passo importante da fare economicamente. Capricorno, una giornata oggi con degli ottimi stimoli dai segni di terra. Continua questa ondata fortunata per voi che trovate soluzioni pratiche e danarose che vi agevolano e vi stimolano molto, soprattutto per quel lato imprenditoriale che c'è dietro ognuno di voi. Acquario, giornata molto interessante oggi proprio perché il trigono Plutone, Sole, Giove vi sta stimolando in molte maniere. Voglia di espandersi, di amare e di lasciarvi andare, soprattutto nei sentimenti. È proprio il momento giusto per coronare un dolce sogno d'amore. Pesci, la giornata oggi prevede un Nettuno, un Giove e un Sole veramente molto forti. Anche l'accordo del vostro Nettuno con Plutone può fare di questo sabato o un sabato all'insegna di un viaggio o di qualcosa di fortemente ispirante, magari vicino al mare. Oggi vi portiamo su una delle vette più alte e imponenti del mondo, l'Himalaya, dove una spedizione italiana di alpinisti cerca di scalare l'Annapurna, una montagna di oltre 8.000 metri di altezza. Un'impresa che richiede una preparazione fisica e mentale fuori dal comune. Ma l'avventura si trasforma in tragedia il 18 maggio del 2005, quando una valanga improvvisa travolge il gruppo. C'è una sola vittima, Christian Kattner, originario dell'Alto Adige. Oggi parliamo di un modo di dire molto curioso, feeling under the weather. Ma cosa significa esattamente? Beh, in italiano possiamo tradurlo con sentirsi sotto il clima. E diciamo che si usa per indicare uno stato di malessere fisico o emotivo. Si dice che sia nata sulle navi inglesi che solcavano l'oceano. Quando i marinai si ammalavano, i loro nomi venivano segnati nei diari di bordo nella colonna dedicata alle condizioni meteorologiche, under the weather, per l'appunto. In Italia, come si dice, beh, avere il morale sotto i piedi o essere giù di corda sono ottime corrispondenze per esprimere lo stesso concetto. Quindi, se vi sentite sotto il clima, ricordatevi comunque che dopo la tempesta arriva sempre il sereno. Come fare per recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube, sul canale Sicilia Play. Il matto del giorno è uno dei più grandi scrittori e drammaturghi del Novecento. Parliamo di Samuel Beckett, un artista ribelle che ha saputo creare uno stile unico e surreale, fatto di ironia, umorismo e amarezza. Ma la sua vita non è stata facile. Fin da piccolo ha dovuto affrontare problemi di salute e mentali, una forte dipendenza dalle relazioni con gli altri. E poi la morte del padre, che ha scatenato una violenta depressione, risolta solo grazie alla psicanalisi. Ma nonostante tutto, Beckett è riuscito a creare opere straordinarie, come la celebre Aspettando Godot, una commedia tragica dell'attesa, in cui due uomini invano sperano nell'arrivo di un misterioso terzo personaggio. E per la sua grandezza Beckett ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 69, anche se decise di non ritirarlo mai. Ci salutiamo con la frase del giorno: Try again, fail again, fail better. Prova di nuovo, fallisci di nuovo, fallisci
fallisce ancora meglio. E noi ci proviamo di nuovo pure domani a intrattenervi col nostro almanacco. Buona giornata.